chiedo a tutte e due, è questa, ma poi alla fine non rischiamo, se Rakitic rimane, ma veramente rischiamo che De Jong giochi 60 minuti come Arthur, e l'Arthur visto in Coppa America, che a me ha impressionato, ma non è che ha impressionato, giocatore che a me piace molto e che ha fatto una grande Coppa America, e non meritano di fare i titolari sia De Jong che Arthur, e Rakitic e Vidal dovrebbero fare la panchina. Vai giù, si parti prima tu e poi risponde Albert. Sì, allora per me il centrocampo titolare deve essere De Jong, Arthur, Busquets, cioè non c'è dubbio. Vidal, secondo me, è quella tipologia di giocatore da mettere in determinate partite, magari su campi un po' più particolari, su campi di squadre, anche forse le neopromosse, sai, quelle che potrebbero darti più fastidio a livello di gioco. Maschio, gioco cattivo in campo, o quella tipologia di giocatore che ti subentra gli ultimi 20 minuti per coprire il campo, il doppio per la sua cattiveria, diciamo, che mette in campo. Ma non c'è alcun dubbio, cioè De Jong, per le qualità che ha, è il prototipo di centrocampista perfetto per il Barcellona. Su Arthur io non avevo dubbi, come hai detto tu, è pazzesco come giocatore. In Coppa America ha dimostrato di poter fare tranquillamente 90 minuti, di non dover essere sostituito ogni santissima partita al 60esimo, perché secondo qualcuno non ce la faceva dare più di tanto. Ha dimostrato di poterlo fare, di poter rendere dal primo all'ultimo minuto molto bene. Per quanto riguarda Rakitic, lì è un caso particolare, perché comunque è un giocatore che devi metterlo in panchina e gliela devi far accettare la panchina. È un giocatore che al Barcellona ha dato tutto, e per me dispiace dirlo, perché non piace quando un giocatore che sta da tanto tempo viene ceduto, però è arrivato un punto in cui la tua carriera al Barça è finita, hai dato quello che dovevi dare, più di questo non puoi dare. Ti ringraziamo per tutti questi anni. Ti ringraziamo perché comunque in campo Rakitic c'è uno che dà sempre il massimo, si impegna, cerca sempre di dare il meglio, però ai 31 anni adesso c'è altra gente a centrocampo, c'è De Jong, ci sta Riqui Puig, ci sta Legnani nella cantera che hanno bisogno di spazio, tu non mi servi, vai via. Dispiace dirlo, però è così. Il problema è che in panchina abbiamo uno che sembra innamorato follemente di Rakitic. Che succederà? Chi farà panchina? Sarà molto divertente, a meno che non, davvero non vendano Rakitic. Sì, per le dichiarazioni di Rakitic diceva che qualcuno che voleva sostituire a lui doveva sudare molto, secondo Rakitic. Io penso invece che Rakitic debba quest'anno sudare di più, perché c'è De Jong che ha caratteristiche che altri centrocampisti non hanno, e ha caratteristiche che Rakitic non ha, ed è molto più giovane. Quindi, diciamo, un allenatore normale viene sulla nostra panchina e dice: allora, vediamo un po', devo fare una formazione, chi ho da mettere a centrocampo? Busquets, vabbè, Busquets giochi davanti alla difesa, va bene. E poi mezzali chi metto? C'ho Arthur, c'ho De Jong, e chi vado a scegliere? Vidal o Rakitic? Con tutto il bene, io scelgo Arthur e De Jong. Un allenatore sano di mente dovrebbe farlo. Vai Albert. Ah, ecco. No. No, aspetta, Alberto. Vai Alberto. Il problema è che come allenatore ci abbiamo Valverde, giusto? Questo è il Questo. problema. Vai Albert. No, io dico, adesso mi stavo immaginando la squadra l'anno prossimo con De Jong, Arthur e Busquets messi avanti. Ovviamente è una grandissima squadra, sicuramente la più forte d'Europa. Io non ho dubbi. E questi due giocatori, De Jong e Arthur, sono giocatori magnifici che veramente hanno nel suo ADN il nuovo gioco dal Barça. Quindi,
siamo fortunati, si hanno fatto le cose bene anche con questi giocatori, si deve dire, si deve dire. Però io ripeto, ci possiamo prendere De Jong, che è un acquisto incredibile. Abbiamo Arthur, abbiamo sì, un grande del mezzocampo. Ma qual è stato il problema, ragazzi? Il problema non è stato che non avevamo avuto grande squadra. Piqué è un grandissimo giocatore, Busquets è un grandissimo giocatore, Luis Suarez è un grandissimo giocatore, Jordi Alba, Rakitic sono grandissimi giocatori, Sergi Roberto è un grande giocatore, ma sono giocatori che quando arriva il momento della verità nella Champions, mentalmente, questo io ripeto molto la cosa mentale, ma credo che hanno un problema mentale forte, molto forte, ragazzi. E a volte quando tu vuoi fare una rinnovazione, forse devi fare decisioni, devi prendere decisioni che non sono giuste per la gente. Forse devi mandare via Rakitic, un giocatore che per me ha fatto una grande stagione, un giocatore che ha fatto tre grandi stagioni, ma questo a me anche mi è piaciuto. Ma forse devi andare via. Scusa Rakitic, forse non lo meriti perché hai giocato bene, ma devi andare via, perché quando si fa la rinnovazione si devono prendere decisioni che fanno male. Il primo anno di Guardiola, Ronaldinho, ok, era molto fuori di forma, era Deco anche, ma io per esempio Deco era un giocatore che mi piaceva tanto. Deco, io ero innamorato di Deco. E forse un altro adesso Deco sicuramente l'anno prossimo ancora ci sarebbe, capito? Perché ha il nome forte nello spogliatoio, non ha un allenatore che prende decisioni forte, una dirigenza che anche ne le prende. Adesso Deco nel Barça ancora sarebbe giocando, se il 2008 la situazione del 2008 sarebbe adesso, ecco, continuerebbe, e forse Ronaldinho, quindi sì, continua. E questo è il problema. Non voglio fare la comparazione tra, non lo so, Piqué, Rakitic, Busquets con Deco, Ronaldinho, no, non la farò perché non è giusto per loro. Ma quando si fa un'azione, ragazzi, è questo, perché questo anno forse si arriva al momento un'altra volta, e un'altra volta si perde come gli ultimi tre anni, perché la immagine, perché la sua faccia quando arriva a questo momento, è aspettare Messi. Siamo più simili all'Argentina che al Barça di Guardiola, quindi questo è così. E la unica volta, forse il primo anno non si vince niente, se si fa una rinnovazione, gente giovane con voglia di vincere, forse non si vince. Ma si inizia a costruire un Barça nuovo, si inizia a costruire un Barça che in due o tre anni può ritornare a governare Europa in modo grandioso, o può anche il primo anno vincere, perché tu non lo sai questi giocatori. A volte arrivano ragazzi, guarda Mbappé il primo anno della Champions, con 18 anni, ha fatto qualche cosa diverso. Ci sono dei giocatori, da subito Salah ha vinto la Champions essendo un giocatore importante. Poi ci sono giocatori che hanno voglia e non hanno questa pressione mentale, questo passato. Io credo che quando arrivi il momento, un'altra volta quest'anno, arriveranno allo stadio semifinale, e nella sua mente, sono persone umane, nella sua mente arriverà ricorderà Anfield, ricorderà la paura nel suo, questo sono sicuro. E questo io credo che è molto difficile combattere, e credo che sarebbe ingiusto, i Piqué, Rakitic, Busquets, Jordi Alba, Sergio Roberto, ma qualche decisione si deve prendere. E Luis Suarez, per esempio, qualche decisione si deve prendere forte. Non si prenderà, e ripeto, io, può venire De Jong, può venire Arthur, può venire Griezmann, ma alla fine il fondo, i fondamenti della squadra sono lo stessi, è l'allenatore. Quindi davvero io illusionato non sono niente, non sono niente, niente illusionato. Diciamo che nella dirigenza hanno voluto sopperire a questo problema. Nei momenti decisivi il nostro gioco è palla a Messi e preghiamo che Dio inventi qualcosa. Vabbè, come l'Argentina più o meno. Esatto, e quindi come hanno voluto sopperire a questo problema? Comprando altri giocatori che offensivamente possono far qualcosa. Quindi vedi Griezmann che può saltarti l'uomo, può inventarti un gol magari da calcio fermo, può inventarti un gol così all'improvviso, magari Neymar. La loro soluzione è questa: prendere gente che fa gol, perché così più gol facciamo, più andiamo avanti. Anche se il problema non è questo. Ma assolutamente non è. Perché il problema, prima di tutto, è mentale, perché i giocatori hanno un blocco mentale, cioè i nostri giocatori, i nostri senatori, perché alla fine sono sempre loro, anno dopo anno,
qualche anno fa avevano la sicurezza di affrontare le partite più importanti pensando, vabbè, siamo i migliori, abbiamo vinto tutto, ci siamo già passati tante volte, sappiamo come affrontarlo, andiamo avanti. Poi si perdeva, però per esempio con l'Atletico Madrid perdevi per un solo gol, un rigore non dato, ma poi è arrivato a Torino, è arrivato il 3-0, è arrivato Roma, Liverpool, cioè i giocatori, i nostri senatori hanno perso, secondo anche, me anche Parigi, Parigi hanno perso tutte le sicurezze che hanno accumulato nel corso della loro carriera. E questo è il fatto grave. E il fatto grave è che purtroppo non abbiamo neanche una guida che sappia scuoterli, sappia risvegliarli un pochettino e dire: ehi, svegliati, non... Anche tra il primo e il secondo tempo, una persona che sappia prendere in mano questa squadra, non c'è. Purtroppo manca una figura e si rigira sempre lì, perché quella figura dovrebbe essere l'allenatore, perché se non hai un Puyol in campo, quella figura deve essere l'allenatore. È l'allenatore che tra il primo e il secondo tempo deve cercare magari di svegliare i giocatori, di prenderli mentalmente. Vabbè, non è la persona adatta Valverde. Esatto. Purtroppo è prima lui che non ha la sicurezza a livello mentale. Però se tu parli con dei dirigenti, i dirigenti ti dicono, cioè, voglio dire, se parli, ma si è capito, questo l'abbiamo capito tutti, ma molti quello che filtra è sempre la stessa cosa. Vabbè, però tra Luis Enrique e Valverde i giocatori si sentono più comodi con Valverde. Ma è normale che ti senti più comodo con uno, ti fa fare come ti pare e che c'ha le gerarchie prestabilite ma non funziona così nel football, no Albert? Non funziona così, non decidono i giocatori, decide una dirigenza, dei dirigenti con l'allenatore. Sì, certo, ovviamente ci sono state situazioni dove decidono i giocatori, ma quando succede questo nel Barça, nel Real Madrid, nel Manchester, anche nel club de paese di tercera, di primera catalana, questo già è il problema, questo è il problema. E ovviamente c'è una realtà nella storia del calcio, e che ci sono momenti dove i giocatori hanno il potere e non hanno, ma quando si arriva a questo momento è che qualche cosa si è fatto male, e adesso siamo in un momento dove si è fatto molto male e è molto profondo, quindi non è che sì, hanno un po', governano un po', no, governano totalmente, e questo è preoccupante. Governano totalmente, è vero, hai perfettamente ragione. È stato dato anno dopo anno troppo potere, perché una cosa è che magari tu chiedi diciamo tra virgolette un consiglio oppure una comodità, come potrebbe magari prendi Leo e dici: Leo, senti, noi prendiamo questo giocatore, quindi tu con questo giocatore a livello di caratteristiche come ti potresti trovare. Adesso invece si va da me e si dire: senti Leo, ma tu chi vuoi avanti, chi vuoi in difesa, chi vuoi a porta, ti va bene se ti prendiamo questo? È stato dato troppo potere anno dopo anno, e adesso come glielo togli? No, e dopo si... diceva... non so che andava a dire. Scusa. Vai, Albert. No, che adesso non ricordo. Che andava a dire una cosa di... Ma chi, Giussi? Non so, scusa. Vai, Giussi, finisci. No, alla fine pure il discorso su Valverde, no? Che l'altra volta... ne parlavo per esempio con mio fratello e mi diceva: ma perché non avete cambiato? Ma quale allenatore viene sapendo che attualmente il club è nelle mani dei giocatori, un allenatore che viene e firma per soli 2 anni sapendo che può vincere pure 2 tripletti consecutivi facendo 60 partite, 60 vittorie, ma che poi ci saranno le elezioni e lì cambierà tutto, perché lì non ci sarà più Bartomeu, non ci sarà più Pep Segura, ci sarà qualcun altro, quel qualcun altro che potrebbe essere Victor Font, porterà il suo allenatore che sarà Xavi, porterà i suoi dirigenti, porterà la sua filosofia. Quindi quale allenatore viene con, prima di tutto, senza alcun potere, e poi viene con un futuro non assicurato, che dice: sì, io sto qui, ma poi cosa mi aspetta? Io posso pure vincere, ma poi non ho un futuro. Che viene il prossimo presidente e mi manda via. E chi viene in questa situazione? Solo Valverde si trova in questa situazione già, la vive, ci sta bene, guadagna, perché guadagna fior di milioni,
e sta qui e tenta di vincere qualcosa, ah, perché poi ovviamente lui è all'opportunità della carriera, non gli capiterà mai più di allenare una squadra come il Barça, e alla poltrona non si